Ragazzi, eccoci qui con la carriera del nostro Monza. Oggi, ragazzuoli, ci andiamo a fare Crotone simulazione con l'Ipsia, tanto ormai siamo agli ottavi finale di Champions League e il Cagliari, ragazzi. Oggi possiamo far riposare tutti i nostri giovanotti, possiamo far giocare tutti i nostri piccolini piccolini. Abbiamo il Crotone, in teoria il Crotone, ragazzi, dovrebbe essere una partita easy, quindi mettiamo Amato, mettiamo Markovic, facciamo riposare un po' Raspa perché sta giocando assai, mettiamo Bari Perez, mettiamo De Angelis e per il resto io non toccherei nulla. Un po' di turnover, Branco magari lo fa, anche Barbosa, è vero ragazzi, oggi voglio giocare con un po' di turnover. Allora, no, a te ti mettiamo qua, a te ti mettiamo qua, perfetto. E se proprio dovesse andare male, ragazzi, beh, secondo tempo mettiamo dentro l'Aspa e vediamo cosa succede. Eccoci ragazzi, partita contro il Crotone che sulla carta sembra semplice, però ragazzi, tutti sappiamo che le squadre più deboli sulla carta sono quelle che ti fanno più filare. Quindi, ragazzoli, non si sa mai, occhi aperti come al solito, perché il Crotone, secondo me, ragazzi, sarà una di quelle squadre che ci farà tribolare tantissimo oggi. Infatti, boh, la maglia sembra quella del Barcellona. Mamma mia, Amato, grandissimo, che recupero. La cambia bene per Fofana, il Monza prova a ripartire adesso con Jovanotti, subito bella, Mandragora. Si allunga troppo la palla, ma no, ma si ferma, perché ti sei fermato Mandragora? Qual è il Crotone? Grandissimo Mandragora, ancora, Mandragora contro tutti ragazzi. Oggi scatenato, Pienamonti l'appoggia, Gravenberch ci prova dopo 12 minuti. Bella azione del Monza che ci ha provato Gravenberch, il nostro bomberino ragazzi, però ci sta. Bellissimo il Monza, ci prova Markovic ancora. Markovic aspetta tutti, aspetta qualcuno. Gravenberch prova la bomba, para Cardoso, si è pure spaccato il naso durante la parata, però stiamo iniziando a girare bene. Cardoso, bella parata di Cardoso. Aia che male, aia che male ragazzi, che male, di testa non ci arriva, mannaia. Attenzione al Crotone che ci riprova adesso, Bagos contro tutti, ancora Bagos, prova a dare un po' di spinta. Attenzione subito al Crotone che si può. Ancora il Crotone, fuori gioco. Ancora Bassogos, gira grandissimo Fofana che la cambia. Ancora per Gravenberch che ci esce pulito pulito. Cambia il Monza adesso, prova a ripartire 3 contro 2. Ancora avanza Markovic. Markovic si ferma. No, ma resiste alla carica. Ancora per Mandragora, giro di palla. Ancora il Crotone adesso con Carlos Augusto. Sbaglia l'appoggio Carlos Augusto. Prova a recuperare il Crotone che riparte. Non so chi l'abbia passata però. Attenzione. Attenzione adesso a loro. Provano a spingere. Attenzione. Amato. Grandissimo anche Amato, ragazzi. Ma che partita sta facendo Amato? Riparte il Monza. Niente. Oh, non riusciamo a superare la nostra difesa. Grandissimo ancora Amato. Ma niente, ancora noi. Usciamo puliti puliti. Markovic. Niente. Finisce il primo tempo. Non mi è piaciuto il tuo primo tempo, ragazzi. Mettiamo dentro Raspa. Mettiamo dentro Branco. Posto di De Angelis. Perfetto. E la terza ce la teniamo in caso dovesse ancora essere così. Verso l'ottantesimo possiamo buttarci dentro qualche velocista tipo Dembélé che magari ci può dare più spinta in fascia. Mandragora oggi,
Complimenti, oggi complimentone mandragora, veramente. Cora Branco, larga bene. Markovic, sali però, raspa. Raspo, 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 l'appoggia. Markovic ci prova, ragazzi. Bella azione anche questa del Monza, che Crotone si difende bene. Purtroppo si difende bene il Crotone. Grandissima, ancora, mamma mia. Che anti... Ma non c'è mai il fallo, raga, ma... Di cosa stiamo parlando, però? Vabbè. Grandissimo Markovic. Indietro. Amato. Ancora per Gravenberg. La cambia bene per Branco. Markovic. Dai. Ma chi Markovic? Meno male che a gennaio ti vendo, va. Meno male che a gennaio lo vendo. Sto scarpone. Di un Markovic. Mannaia. Con il Crotone. Attenzione. Mamma mia Fofana. Ancora loro. Dai ragazzi. Usciamo puliti puliti. Ripartenza. Markovic. Mizzeca Markovic, mamma mia, oh, quanto fai schifo Markovic, porcaccia la miseria. Mamma mia, pietà per Markovic, ragazzi. Fa pietà Markovic, veramente. Porcaccia la miseria. Gonzales, attenzione al Crotone adesso. Fofana. Dai, ultima azione, dai. Vai Branco. Dai Branco. Dai Branco, 88esimo, dai 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 dai. Ma che cavolo fate oggi? Ma come cavolo giocano oggi? Boh, tutti scemi oggi, oh. Mamma mia, uno più scemo dell'altro oggi. Uno più scemo dell'altro. Dai, dai Marco, dai. Dai. Tu. Ma porcaccia la miseria, porcaccia. 0-0. Brutto 0-0. 0-0. Brutto, brutto, brutto questo 0-0. Bruttissimo, non ci voleva questo 0-0. Non che non ci voleva questo 0-0. Non ci voleva nostro 0-0. Mannaia. Mannaia a noi, mannaia. 0-0. Grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle nostre domande. Zero a zero, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. È tutto. 0-0 col Crotone, di cosa stiamo parlando? Mannaggia. Non va bene questo 0-0, raga. No, non va bene il nostro 0-0. Non va bene, no. Non che non va bene. Allora, andiamo a simulare la partita, tanto ormai siamo passati. Comunque non mi interessa passare il primo o secondo del girone. Ok ragazzi, simulazione veloce, vediamo com'è andata. 1-0, abbiamo vinto ragazzi in trasferta, dagli tutta e si passa primi del girone a 14, abbiamo sorpassato pure l'Ipsia, si passa primi e adesso possiamo andarci a fare tranquilli tranquilli la partita contro il Cagliari. Abbiamo regalato 2 punti, il Milan ha vinto, eravamo a meno 2. E adesso siamo a meno 4, meno 4. E niente, meno 4 ragazzi. Mannaia. Non va bene, sono meno 4. Meno male che c'è comunque il ritorno. Magari col Milan al ritorno potremo fare qualcosina di buono. Allora, partita spostata, è costata 27 milioni che ci servirebbero a gennaio. Andiamoci a fare la seconda partita con loro. Perfetto.
giro però per sicurezza. Allora, Markovic non voglio più vedere. Via Markovic, via, mamma mia, via. Piuttosto Colombo. Per il resto voglio portarmi che sì, per sicurezza posti Barbosa, Colombo, De Angeli, Branco, non mi sei piaciuto neanche tu. Perfetto ragazzi, andiamo così contro il Cagliari, speriamo che il Milan perda, così torniamo a meno 1. Il Cagliari oggi si deve vincere ragazzi, quello 0-0 contro il Crotone non è andato giù, non è andato giù. Perché contro il Crotone dovevamo vincere per forza. E oggi ci tocca battere il Cagliari, che è un gradino in su, anche due del Crotone. Se battiamo il Cagliari sarebbe tanta roba, ragazzi. Sperando che comunque il Milan perda. Ma quando il PC vuole vincere, mamma mia, Mandragora, grandissimo. Vai ragazzi, vai Dembélé. Dembélé, Dembélé. Dembele, 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 dembele. No! Ma porcaccia la miseria oggi, ma che è? Mamma mia, oh! Mamma mia! Boh, non lo so oggi che cavolo è successo. Oggi non lo so che cavolo ci abbiamo, ragazzi. Ancora il Cagliari. Grande Fofana. E col Milan che vince, quindi andrebbe a meno 6, cioè a più 6. Mannaia. Raga, si deve vincere per forza, per non rincorrere dopo. Dobbiamo vincere adesso. Bravo Calabria. Raspa. Vai. Pina. 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 Raspadori. 1-0 Monza ragazzi, dai al 69esimo. Che fatica. Che fatica ragazzi, mamma mia che fatica. Che fatica ragazzi. Che fatica. Pinamonti contro tutti, gliela passa lì a Raspa. Raspa, pam, 1-0, ma che fatica ragazzi, mamma mia. Mamma mia che fatica. Una faticaccia ragazzi, veramente. Oh. Porcaccia la miseria, dobbiamo stare attenti. Attenzione. No. Lukaku. Boh. No, penso. Mamma mia, Dembélé, bravissimo. Quasi. Bravissimi ragazzi, così. Con calma ragazzi, è finita. Con calma. Bravo. Gravenberg di prima, Raspa, dai un po' di possesso palla, tanto è finita. Ok, Raspa, Pina, Mandragora, bella ragazzi, si vince, importantissima questa vittoria, dopo lo 0-0 con il Crotone orribile, sta vittoria è importantissima, si portano a casa 3 punti d'oro. Vamos così ragazzi, vamos così, il Milan ha vinto, così possiamo rimanere a meno 4. Buona, buona vittoria, importantissima soprattutto vittoria. Grazie mister, Allora, la piacere squadra avere in ai nostri battuta, microfoni. abbiamo i giocatori giusti, è la verità. Congratulazioni per la vittoria, hanno giocato bene, la squadra ha giocato bene, è la verità, abbiamo giocato bene. Pensava di vincere. Abbiamo giocato male, no? Abbiamo dato tutto dal primo minuto. Liberiamo il mister. Perfetto. Oh, che bello ragazzi. Così sì che si vince. Ok, avanziamo. Siamo sempre a meno 4. È un po' tosta, questo meno 4. Però, ce la possiamo fare ragazzi. Ah, già i sorteggi? Vediamo. Che squadra ci esce a noi come sorteggi nel mentre. Aspettiamo, nel mentre aspettiamo. Vabbè, questa qua è l'Europa League. Ah, non lo sapevo. Offerta per la nazionale dell'Australia, non stiamo seguendo i piani, va cui che te va. Allora, ok, eccoli qua i sorteggi Champions. Vediamo. Chi ci becchiamo agli ottavi? L'Atletico Madrid. Ah, mamma mia, pesantina ragazzi, eh.
Pesantina questa con l'Atletico Madrid. Pesantina sì. Allora, col Genova, Bonifazi ci penserò, devo vedere se dopo abbiamo qualche partita importante. E sto ancora aspettando verso il Corriere della Nazionale. No, grazie. Ok, ragazzi, ci salutiamo qui. Ci vediamo venerdì, dove andremo a fare Genova. Finalmente arriveremo a inizio mercato, dove andremo a prendere Renatino Sanchez, venderemo a Mandragora e anche quell'altro Scarponaro, e andremo con il Benevento e ci faremo i primi 5 giorni di mercato fino al 6 gennaio all'Epifania contro l'Atalanta. Niente ragazzi, un saluto nella vostra FFGamer 87, ci vediamo venerdì. Ragazzi, seguitemi anche su Twitch, seguitemi, siamo arrivati a 500 follower in una settimana. E soprattutto ragazzi, seguite anche la nuova serie su GTA RP Valencia. E niente ragazzi, alla prossima. Bella!